La notte d'oro 2014 è sempre più vicina. Sabato sera Ravenna diventerà ancora più bella grazie a tantissimi appuntamenti, eventi organizzati dal comune e da tante attività commerciali del centro. Anche questa ottava edizione avrà come protagonista la musica con il concerto di Alex Britti in Piazza del Popolo a partire dalle 23, ma già prima, dalle 19, la musica conquisterà le vie della città grazie a tanti concertini live organizzati dai locali pubblici. Anche la cultura sarà regina di questa lunga notte d'ottobre grazie alle visite guidate in luoghi particolari e suggestivi della città e agli eventi organizzati al Mar, a Tamo, alla Cassenza, all'Almagià, ai Chiosi Francescani. Tanto divertimento sia al Palacosta con lo spettacolo Ase, il tennis come esperienza religiosa, sia in Piazza San Francesco con Ravennopoli e a Tamo con Dr. Y gioca con Talking Ravenna. Come ogni anno saranno i giovani i veri protagonisti della serata grazie a tanti locali aperti fino a tardi. Notte d'oro, mancano pochissimi giorni e già le idee chiare. Ma sì, dai, pensavo un giretto in centro per la serata e niente, amici, musica, solito. Gli anni passati l'hai vissuta la notte d'oro, com'è stata? È una bella occasione per vivere Ravenna di notte? Sì, molto, dai, c'è tanta gente, musica, cioè per i ragazzi va benissimo. Sì, parteciperò. Cosa fare? Non so, sicuramente andrò a visitare quello che si è aperto, bar e anche mosaici, cose, anche soprattutto bar, sì, e penso che verrò anche con i miei amici, porterò un po' di gente, dai. Senti, ci sono tante iniziative culturali appunto, però anche una bella occasione per divertirsi, quindi cosa conta di più? Beh, sicuramente un bagaglio personale, culturale è molto importante al giorno d'oggi e quindi visitare monumenti, opere d'arte in una città bella come Ravenna sicuramente è una cosa molto bella. Poi dopo il divertimento ha anche la sua importanza, se non si diverte non si completa senza divertimento. Io andrò in Piazza del Popolo con altre amiche e gireremo un po'. Quindi il concerto sarà uno dei momenti più importanti della serata? Sì. E poi appunto girerai e dove andrai già lo sai oppure ne approfitterai? Al Fellini. Io il mio programma sarebbe di andare in giro in centro e niente con le mie amiche. E mangerete anche fuori oppure sarà semplicemente un dopo cena? Forse mangeremo fuori. E poi la sera discoteca. Quello che... Te è la prima notte d'oro qui a Ravenna? Sì, quindi per ora non so ancora che cos'è, però vedremo, insomma. Senti, allora ne approfitto. Secondo te le attività, diciamo così, legate al divertimento sera alla Ravenna sono un po' poche oppure per uno studente universitario Ravenna è una bella città anche da quel punto di vista? Devo dire la verità. Ok, penso che sia una città più magari sviluppata dal punto di vista culturale per lo studente, non dal punto di vista proprio di divertimento, infatti non c'è molto da fare la sera, però magari ci sono un sacco di musei, insomma, quindi è interessante. Quindi la notte d'oro concilia entrambe le cose. Sì, esatto. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.